Ciao amici di Insella, oggi sono qui per parlarvi del nuovo MAB V3, l'airbag indossabile realizzato da Moto Airbag. Rispetto al modello precedente cambiano i tessuti, che sono molto più traspiranti, il taglio più sciancrato dell'ingresso delle maniche, il look un po' più curato e soprattutto il nuovo sistema di attivazione chiamato Fast Lock. Parto subito con il tasto più dolente, il prezzo. Il MAB V3 costa 599 euro. La cifra è elevata, ma è anche vero che questo airbag è il meglio che il mercato può offrire. Ed ora non mi resta che provarlo. Scopriamolo insieme. Il MAB V3 è certificato secondo la normativa europea EN16214 ed offre un livello di protezione 2, il massimo previsto dalla norma. Questa impone che il livello di energia residua, cioè l'energia effettiva che investe il corpo del pilota, non superi i 2,5 kN. Nello specifico, il MAB V3 registra valori pari a 0,8 kN sulla zona toracica e 1,4 kN sulla dorsale, tutti valori rilevati e certificati da laboratori specializzati esterni secondo le direttive imposte. Giro terminato ed ora vi racconto che cosa penso del MAB V3 di Moto Airbag. Buona la vestibilità, il gilet calza aderente senza opprimere troppo la zona del torace, anche dopo aver utilizzato i vari lacci esterni e la cintura addominale per adattarla alla propria fisionomia. Il gilet è costruito bene, le cuciture non si vedono, la tasca è capiente e ben posizionata, mentre 2 kg di peso, una volta indossato, non si sentono. Ed ora il pezzo forte del MAB V3, l'innovativo sistema di attivazione degli airbag denominato Fast Lock. Il suo funzionamento è semplice quanto geniale, perché va a simulare quello della cintura di sicurezza. Come questa, infatti, permette al cavo di correre per tutta la sua lunghezza, restando comunque vigile e pronto ad intervenire in caso di incidente. Grazie alla presenza di un accelerometro interno analogico, il sistema rileva i cambi di velocità anomali del pilota, facendo scattare così l'airbag in un tempo inferiore addirittura ai 5 millisecondi. In più il Fast Lock legge a 360 gradi ogni tipo di urto e tamponamento, qualsiasi sia la direzione da cui essi arrivino. A non variare invece il tempo di gonfiaggio dell'airbag, 80 millisecondi per ben 25 litri di capienza. Ed ora finale col botto, nel vero senso della parola, perché proverò a far esplodere l'airbag così da farvi vedere come i due sacchi vanno a proteggere tutta la schiena, il coccige e la cervicale, e poi tutta la parte del torace e dell'addome. Bene, esperimento riuscito. Le due sacche sono esplose appena il sistema ha rilevato un'accelerazione anomala del cavo. Quasi certamente avrete notato che le due sacche non sono esplose in contemporanea. Questo semplicemente perché a seconda della direzione del colpo il sistema Fast Lock attiva prima una e poi l'altra. Se siete convinti dell'utilità dell'airbag in moto, ma il prezzo resta comunque un elemento ostico da digerire, sappiate che Moto Airbag ha in listino anche il MAB V0. Uno zaino realizzato in resistente cordura con sacco da 15 litri, capace di coprirvi tutta la dorsale, quindi schiena, coccige e cervicale. Costa 399 euro e come il gilet è certificato livello 2 di protezione, il massimo previsto dalla normativa. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che il video sia stato interessante e vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e in più scriveteci nei commenti, diteci cosa ne pensate oppure se avete domande e curiosità. A presto!